Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema che già come Delitti e Misteri abbiamo affrontato nella scorsa stagione, ovvero il tema del femminicidio. Ne parleremo in studio col professor Francesco Bruno, professore universitario e criminologo, l'avvocatessa o l'avvocato, non me ne voglia la Boldrini, Tiziana Cecere e l'avvocato Alfredo Bruno. Grazie per essere qui con me per questa puntata. Partiremo subito con una storia inquietante successa in Calabria, dove questo signore ha ucciso a colpi di piede di porco la cognata perché è ritenuta responsabile del suo fallimento matrimoniale. Ecco, invito la regia a mandare questo primo filmato così poi iniziamo col dibattito in studio. . 27 gennaio 2016. Una donna, Anna Giordanelli, 53 anni, medico, viene uccisa a Cetraro, un centro dell'Alto Tirreno Cosentino. Medico di base a Cetraro, era sposata con figli. Viene aggredita per strada mentre stava facendo jogging in una via della periferia del paese, colpita alla testa con un piede di porco. La morte è istantanea. A trovare il responsabile non ci vuole molto. Si tratta di Paolo Di Profio, 46 anni. Il fermo è stato disposto dalla procura di Paola. È il cognato di Anna. Il provvedimento è stato adottato dopo l'interrogatorio di Di Profio, che è andato avanti per diverse ore. Infermiere dell'ospedale di Cetraro e marito della sorella della vittima avrebbe motivato l'omicidio con i dissidi che aveva avuto con la moglie che avrebbero portato alla rottura del suo matrimonio. Il mio divorzio è stato per causa sua, ha raccontato. L'unione con la sorella del medico era in crisi da tempo, anzi ormai era naufragata. E la colpa, secondo lui, sarebbe stata della dottoressa. Lei, ha raccontato agli investigatori, ha insistito con la moglie per lasciarlo. E un poco di buono, le diceva, anche riferendosi al passato di alcolista dell'uomo. E forse anche per le botte che le infliggeva in casa. Una situazione difficile per la sorella di Anna, che l'aveva portata ad andarsene da casa. Le macchie di sangue trovate nel lavandino del bagno e sull'auto di Paolo Di Profio, le immagini di una telecamera di videosorveglianza di un'abitazione e il piede di porco usato per compiere l'omicidio di Anna Giordanelli, questi gli elementi che sono stati nel tempo raccolti dai carabinieri durante le indagini. Per Di Profio scatta il fermo da parte della procura. Nelle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza si vede l'automobile Fiat Panda Verde di proprietà dell'indagato che si allontanava dal luogo dell'omicidio. Il piede di porco utilizzato per uccidere Anna è stato riconosciuto dall'ex moglie di Di Profio. Inoltre, la testimonianza di un uomo ha riferito di aver visto Di Profio a bordo della Panda Verde che seguiva la vittima. In seguito arriva un altro episodio inquietante. Un incendio doloso distrugge l'automobile di Serena Giordanelli, la sorella di Anna, ormai l'ex moglie di Paolo Di Profio. A prendere fuoco una Jeep Renegade parcheggiata nel giardino dell'abitazione a Cetraro. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Serena, come detto, veniva ritenuta la responsabile da parte dell'uomo del naufragio del suo matrimonio. Inizia il processo in corte d'assise a Cosenza. Nel corso della prima udienza è stato ascoltato il dottor Domenico Buccomino, il perito incaricato dalla corte di redigere la perizia psichiatrica su Di Profio. Buccomino, nella sua relazione, ha giudicato Paolo Di Profio capace di intendere e di volere nel momento in cui ha compiuto l'omicidio. Professor Bruno, io partirei direttamente da lei. È così difficile? Cioè, questo signore ha accusato la cognata di essere la responsabile della crisi matrimoniale. No. Ma è così difficile per un uomo accettare un fallimento e assumersi la responsabilità di questo fallimento? Ma in questa situazione non è tanto che risalti la difficoltà da parte dell'uomo di accettare queste cose, quanto invece un pregiudizio culturale presente nelle nostre regioni meridionali, in Calabria ancora di più. Io sono originario di quelle zone e lo conosco bene. Questo pregiudizio fa sì che le donne non siano considerate per quello che sono,
cioè delle cittadine autonome, delle persone che possono vivere autonomamente, che possono fare le loro scelte autonome. La donna è comunque un soggetto dipendente da qualcuno e soprattutto da un'altra donna, per cui le figlie sono dipendenti dalle madri e non c'è nessun personaggio noto o meno noto che si convinca che la propria moglie, per esempio, sia un personaggio autonomo. È quasi sempre convinto che quello che fa la propria moglie dipende in qualche misura dall'influenza che su di lei ha la madre. Se non è la madre, è la sorella, soprattutto quando in certe situazioni esiste uno squilibrio culturale. Questa donna era medico e probabilmente era una persona colta, di un certo, piuttosto avanzata. Ma la presenza di una donna così diventa una presenza pericolosa, perché è una persona capace di convincere la sorella, per esempio, la sorella minore o la sorella anche maggiore, ma comunque non al suo livello di conoscenza, di avere dei difetti, di non star bene e soprattutto quindi di negare in qualche modo il rapporto uomo-donna. Questo è un primo problema che è presente ovunque, come ripeto, è un fatto culturale. L'altro fatto, che invece è ancora più drammatico, è quello per cui l'uomo, che si ritiene offeso perché la donna con cui sta a un certo punto rivendica delle proprie convinzioni, cioè delle proprie critiche nei confronti dell'uomo, possa concepire non la separazione da quella donna, non come per dire, un rapporto comunque psicologico con l'altra, ma al contrario l'uccisione dell'altra. Quindi noi agiamo alla fine per quello che siamo, come dei mostri barbarici pronti a uccidere chiunque, soprattutto un essere femminile, che ce la sta facendo grossa, secondo alcuni. Quindi questo non è un fatto culturale, ma è un fatto antropologico, importantissimo, perché come io dico spesso nelle varie conferenze che faccio sul femminicidio alle donne, e dico: donna, non vi fidate, non fidatevi, non pensate che vostro marito, per esempio, siccome è un magistrato, siccome è un funzionario statale, siccome è un professore universitario, è di per sé, per questo motivo, una brava persona. Non lo pensate, perché dietro l'aspetto culturale di ciascun uomo si può nascondere un assassino. Quindi Avvocato Cecere, grazie professore. Avvocato Cecere, questa donna già, la moglie di Profio, o Profio, di Profio, aveva già espresso il timore che il marito potesse fargli qualcosa. Ecco, quanto può influire la vicinanza di una familiare, in questo caso la sorella, nella scelta di una donna di chiudere una storia? E cosa avrebbe potuto fare prima che succedesse la tragedia? Allora, è fondamentale chiedere un supporto alla famiglia, agli amici, perché spesso sfociano i crimini, poi, come abbiamo visto, da vicende semplici che sono gestibili in famiglia o con l'aiuto di esperti, e quindi mi riferisco agli psicologi o anche agli avvocati, si eviterebbero delle tragedie come questa che abbiamo visto. Quindi è fondamentale aprirsi, confidarsi e cercare un supporto quotidiano nella gestione del rapporto personale, in questo caso con il coniuge, che già sicuramente in molte occasioni aveva già espresso il proprio dissenso sulla rottura familiare, aveva espresso sicuramente già un'aggressività latente, probabilmente aveva anche già minacciato l'ex coniuge. Certo, non è semplice, però sicuramente i familiari devono interagire nel modo più appropriato, cioè consigliando
la persona più debole in questo caso del rapporto, di avvicinarsi a dei consulenti che possano aiutarla a elidere questo rapporto, a definirlo nel modo meno burrascoso, diciamo, possibile, soprattutto se ci sono anche dei figli. Quindi chi patisce questa situazione di soggezione o comunque di aggressione deve pensare anche e deve intervenire per la tutela comunque dei minori. In questo caso la dottoressa, che poi in realtà era la familiare confidente sicuramente del rapporto comunque sia coniugale, è stata vista come quasi l'artefice della rottura, perché molto probabilmente dava delle indicazioni, quindi, a sua sorella di allontanamento totale, evidentemente poi dall'offender. Avvocato Bruno, questa donna, come abbiamo detto, era stata già oggetto di minacce. Ecco, ma cosa può fare una donna e cosa dovrebbe fare una donna per proteggersi? Rivolgersi a un avvocato, rivolgersi alla polizia? Allora, come diceva qui la collega, sicuramente l'intervento di una familiare e di esperti che possano consigliare una donna vittima già di un'ipotesi di atti persecutori che poi può sfociare in crimini più gravi, ovviamente quello è fondamentale. Sì, ma mi scusi, per proteggersi? Per proteggersi, a mio avviso, cioè, la legge offre uno strumento, non sappiamo poi effettivamente quanto utile, però c'è, ed è uno strumento che preprocessuale, in cui si investe il questore, quindi nel caso in cui ci sia un'ipotesi, insomma, di atti persecutori da parte di qualcuno nei confronti di una donna, questa donna può fare un esposto al commissariato di polizia, investendo il questore della situazione, e in questo caso avvengono determinate situazioni che sono, innanzitutto, il questore può preparare una breve istruttoria chiamando l'ipotetico autore di queste minacce per accertare il fatto. Ovviamente si tratta di una fase non processuale, quindi è un'istruttoria appunto finalizzata a comprendere se la denuncia sia motivata o meno. Nel caso in cui il questore comunque ritenga motivato questo esposto, può ammonire la persona, insomma l'autore di questi fatti, e l'ammonimento costituisce un aggravante poi nell'eventuale procedimento ordinario che si verrà a incardinare nel caso in cui i comportamenti continuino. E rende anche il reato procedibile d'ufficio e non a querela di parte. Quindi questo, in qualche modo, da una parte c'è un ammonimento che dovrebbe servire a far desistere la persona che commette questi fatti. Nel caso di mancata desistenza ci sono questi determinati aggravamenti poi di carattere processuale che comunque possono in qualche modo tutelare. Però ovviamente, prima di arrivare a questo, io condivido la questione di farsi consigliare da degli esperti e dalla famiglia. Bene, ci fermiamo un attimino per la pubblicità e riprendiamo fra un paio di minuti.
Bentornato in studio. Ecco, adesso riprendiamo con un filmato. Un filmato è una storia altrettanto agghiacciante. Questa volta riguarda un avvocato, l'omicidio di un avvocato. In questo caso viene da dire, ma è possibile che una persona che conosce come funziona la legge, conosce anche quelli che sono i rischi, saprebbe anche dove rivolgersi, possa cadere nell'errore di altre donne magari meno colte e meno preparate. Bene, io partirei col filmato perché raccontiamo come sono andate esattamente le cose e poi dibattiremo proprio su questa cosa, sul fatto che un avvocato possa poi cadere nell'errore che fanno tante altre donne di aspettare o di fidarsi e magari il proprio coniuge possa in qualche modo cambiare. Il delitto di Raffaella Presta arriva proprio nella giornata contro la violenza sulle donne. Raffaella era un avvocato di 40 anni, originaria di Brindisi, raggiunta da un colpo di fucile sparato dal marito, Francesco Rosi, un 43enne agente immobiliare perugino, che subito dopo ha chiamato i carabinieri, costituendosi. La moglie è morta sul colpo. Fin da subito la gelosia è sembrata il movente di questo delitto. Avvenuto al termine di una lite, mentre in casa si trovava anche il bambino di 6 anni, che comunque sembra fosse in un'altra stanza e non abbia assistito a quanto è accaduto. Una vicenda ricostruita nel dettaglio dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale perugino. Siamo nel novembre 2015. Nel primo pomeriggio di quel tragico giorno ci sarebbe stata una lite nella grande casa di famiglia nella zona della stazione ferroviaria di Perugia. La coppia era sposata da una ventina d'anni e sembra che tra i due non ci fossero stati particolari dissidi in passato. Le prime voci che si diffondono parlano invece di screzi negli ultimi tempi. In casa c'è stata una nuova discussione e mentre marito e moglie si trovavano in un piccolo studio, Rosi ha imbracciato una doppietta da caccia, ha sparato al basso ventre di Raffaella. Poi ha chiamato il 112. «Venite, è successa una cosa grave a mia moglie», ha detto inizialmente. Trattenuto al telefono dall'operatore dell'arma, ha ammesso: «L'ho uccisa». Ai carabinieri si è consegnato mentre sul posto arrivava anche un'ambulanza del 118. Il personale medico ha tentato di rianimare la donna, ma i soccorsi sono stati vani. Sarebbe stato sempre l'agente immobiliare a chiamare la sorella chiedendole di prendersi cura del bambino. Rosi è apparso in stato di shock al suo legale, l'avvocato Luca Maori, che l'ha subito raggiunto a casa. «Ho avuto un blackout totale nella mia mente. Ho preso il fucile e ho sparato». Così Francesco Rosi ha poi spiegato davanti al GIP di Perugia l'omicidio della moglie. Un interrogatorio durato quasi 4 ore, dove è stato più volte interrotto per leggeri malori di Rosi, in lacrime, quando si parlava del figlio di 6 anni. Il movente sembra essere sempre quello della gelosia. Si arriva così alla sentenza. Il GUP di Perugia condanna a 30 anni Francesco Rosi per aver ucciso a colpi di fucile la moglie Raffaella Presta. Il processo si è svolto con rito abbreviato. Il giudice ha escluso l'aggravante della premeditazione. Dopo la lettura della sentenza, l'imputato l'ha commentata con poche parole con il suo difensore, in questo caso l'avvocato Laura Modena. «Me lo aspettavo», ha detto Rosi. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. «Non si torna indietro», ha invece commentato la sorella di Raffaella Presta. «È stata emessa una sentenza pesante, ma nessuno ci ridarà mia sorella e il suo bambino non avrà più la sua mamma». Francesco Rosi è attualmente detenuto nel carcere di Perugia Capanne. Durante il processo sono emersi dei macabri particolari. La donna, prima di morire, aveva inviato un selfie a suo fratello, uno dei pochissimi con cui si confidava. Nella fotografia si vede Raffaella con gli occhi pesti e tumefatti, due lividi a destra e a sinistra, sugli zigomi, un messaggio di 3 parole, un incidente domestico, diciamo. Alle amiche aveva detto: «Se mi ammazza, non dategli mio figlio». Negli ultimi giorni Raffaella temeva per la propria vita. Sentiva quasi di essere una condannata a morte. E aveva ragione. Forse però era una tragedia che si poteva evitare. Avvocato Cece, lei è anche esperta in diritto di famiglia. Ma com'è possibile che questa sua collega abbia dato tanti segnali, conoscesse anche come funziona il mondo della giustizia, quelle che potrebbero essere anche gli sbocchi per cercare aiuto, e invece non ha fatto nulla, ha aspettato che il marito la giustiziasse? Allora, io penso lei ha in più occasioni
espresso la minaccia, la paura, e sicuramente non addosso ovviamente alla vittima alcuna responsabilità, né tantomeno per la professione che svolgeva, anche perché spesso si è scissi in due personalità completamente diverse, l'avvocato e la persona. Avrà avuto bisogno dell'aiuto dei familiari, sicuramente di un altro avvocato che l'assistesse nella vicenda, perché se avesse denunciato tutte le occasioni in cui il marito era stato violento, aggressivo comunque con lei, visto che aveva già dei segni evidenti anche sulla pelle, dei segni dimostrabili anche da evidentemente certificazioni mediche, perché credo si sia fatta anche in più occasioni refertare, doveva farsi assistere da un collega, da un avvocato che con denunce plurime doveva segnalare alle autorità chiaramente il suo marito. E dall'altro però credo che la posizione comunque di questa coppia ovviamente fosse diversa da quella di una coppia in cui magari c'è un tasso di scolarizzazione più basso e non si è in qualche modo disponibili già al dialogo e alla volontà del recupero. Quindi una coppia di questo genere fa capire che casi così gravi possano accadere in una qualunque famiglia. Quindi il campanello di allarme è quello, cioè non devono essere famiglie ai margini sociali. Questi avvenimenti così gravi accadono in una famiglia comune, nella famiglia della porta accanto, può accadere a una famiglia di amici e anche appunto di esperti anche della materia, perché un avvocato dovrebbe sapere in qualche modo come cautelare e tutelare la propria persona. Però evidentemente prevale il sentimento personale che offusca l'idea o il raggiungimento dello scopo più appropriato. Per questo sottolineo, e lo sottolineo sempre anche ai miei assistiti, in questi momenti bisogna farsi assistere dalle persone competenti. Sicuramente inizialmente nei momenti in cui la coppia ha già delle problematiche, bisogna affidarsi a dei mediatori familiari, a degli avvocati, consultare degli psicologi, per evitare il più possibile di arrivare poi a queste tragedie. Professor Bruno, Francesco Rosi, l'assassino, ha detto che ha avuto un blackout totale. Può la gelosia portare a un blackout totale? Allora, non parliamo di gelosia, la gelosia è comunque un sentimento patologico. Ecco, può accadere che c'è un blackout totale nella mente di una persona? Sì, questo può accadere, ma può accadere per una serie di sentimenti, di situazioni particolari. Proprio per quello che dicevo prima, nessuno di noi è sicuro. Cioè, l'aspetto culturale abbiamo visto qual è, ed è facilmente evidenziabile, ma l'aspetto antropologico è presente in tutti quanti noi. Quando noi pensiamo che un assassino sia diverso da un normale essere umano, pensiamo una cosa sbagliata, perché ciascuno di noi è un assassino. Se lo Stato italiano domani fa guerra ad uno Stato qualunque e mi mette una divisa e mi manda ad uccidere gli altri, e io lo faccio perché lo devo fare, perché mi costringono a farlo, e anche perché dentro di me, dentro di noi, non c'è nessuno che sia salvo. Siamo tutti degli assassini e possiamo diventare tutti degli assassini in certe condizioni e in certe situazioni, soprattutto quando poi influisce sulla nostra situazione essenziale, la nostra situazione normale, influisce un sentimento patologico, un'impostazione patologica della nostra mente, della nostra esistenza. E purtroppo l'impostazione più patologica di tutte è proprio rappresentata dalla gelosia. Ricordiamoci, noi siamo, e soprattutto le donne in questo, sono vittime e sono in fondo felici di esserlo, perché ritengono che una certa gelosia rappresenti la propria capacità di rendersi importante agli occhi del compagno, del marito, e quindi l'accettano di buon grado. Anzi, se scoprono che uno non è sufficientemente geloso,
cercano di mettere in rilievo questo sentimento proprio per farsi seguire con molta attenzione. E invece devono capire, devono sapere, devono essere assolutamente convinte del fatto che la gelosia è un sentimento patologico. Quindi una semplice, cioè ciascuno di noi quando ha una cosa piacevole, no? La vuole conservare per sé, però l'amore, il sentimento dell'amore, significa proprio la capacità di dare all'altro quello che l'altro vuole, quindi la capacità di liberarsi anche di un oggetto che, su cui noi condensiamo tutte le nostre attenzioni per darlo, per rendere felice un'altra persona. Quindi l'amore è la capacità di donarsi, la capacità di donare all'altro, è esattamente l'opposto della gelosia. E mentre invece, purtroppo, nel sentimento comune, noi andiamo cercando forme di gelosia più o meno accentuate. Alcune di queste gelosie sono vere e proprie paranoie, sono dei sentimenti così articolati da essere definiti patologici. Poi ne parliamo nel caso successivo. E possono giungere fino all'omicidio. Ecco. Avvocato Bruno, l'avvocato Raffaella Presta prima della tragedia si è confidata, ha mandato in giro delle fotografie in cui si vedeva chiaro che aveva subito delle violenze. Ecco, in questi casi chi raccoglie questa sofferenza, chi raccoglie questa confessione, come si deve comportare? Dipende dalle persone, appunto, perché si tende spesso, magari in ambiti comunque familiari o di amicizie, a sottovalutare un po' questi episodi. Quindi ovviamente questo è un errore gravissimo, perché già tutte le prime avvisaglie devono essere assolutamente prese in grande considerazione. Bisogna consigliare la persona che in qualche modo si confida, poi bisogna vedere come si confida, se dice tutta la verità, perché spesso in queste situazioni si riscontra il fatto che la persona che magari subisce questi atti sia ancora coinvolta sentimentalmente nei confronti della persona che sta in qualche modo le sta tormentando la vita. Quindi anche in questo caso non sappiamo poi in che termini questa persona si sia confidata, e nel caso in cui avvengano queste piccole confidenze è il caso che si coinvolgano subito degli esperti per anche nel caso come questo di cui stiamo parlando, la persona che si confida dovrebbe sapere, per la sua qualifica professionale, quello che è il pericolo che sta correndo. Però siccome è coinvolta personalmente, questo è anche un motivo per cui gli avvocati non dovrebbero patrocinare in cause in cui possono essere coinvolti personalmente, perché si perde la lucidità necessaria per poi poter affrontare il caso. Quindi, pur essendo un avvocato, ovviamente, essendo coinvolta personalmente, probabilmente non poteva avere la necessaria contezza, no, di quello che le stava accadendo. Ci fermiamo per due minuti e diamo spazio alla pubblicità, poi riprendiamo col dibattito. Ecco, io prima di riprendere il dibattito vorrei partire subito con l'altro filmato che parla di un altro caso, un caso successo a Terni, dove un uomo ha ucciso la propria moglie di 30 anni, più giovane di lui. Vedremo di affrontare anche sto problema, se il problema può essere della differenza così enorme di età. Ecco, io partirei col filmato, poi passo subito con una domanda al professor Bruno. Ottobre 2014. L'omicidio di Laura Livi scaturisce da un litigio per motivi passionali. Ha 36 anni. La sua vita finisce in un'abitazione di Terni.
ad ucciderla il marito 66enne Franco Sorgenti. L'uomo si è poi recato per costituirsi al carcere di Terni. La polizia penitenziaria ha fatto intervenire i carabinieri che hanno condotto le indagini. Gli investigatori emettono un provvedimento di fermo per omicidio volontario. L'uomo, pensionato, ex perito tecnico e dipendente AST, confessa al pubblico ministero di aver ucciso con diverse coltellate all'addome la moglie nella loro casa al sesto piano di un palazzo di Viale Gramsci. La coppia, legata ormai da quasi 20 anni ma sposata solo recentemente, secondo quanto ricostruito dai militari del reparto operativo dei carabinieri, non andava d'accordo ormai da qualche tempo. Forse la donna voleva lasciarlo. L'omicidio non sarebbe stato pianificato. È avvenuto nell'abitazione dove al momento erano presenti anche le due figlie di 2 e 7 anni che dormivano però in camera e non si sono accorte di quanto stava accadendo in cucina. Almeno 2 le coltellate mortali sferrate dal pensionato con un grande coltello da cucina con una lama di circa 30 cm. Dopo l'omicidio, in stato confusionale, il pensionato a bordo della sua auto ha raggiunto il carcere, raccontando quanto era avvenuto. Un uomo per bene distinto, molto attento alla cura di sé, un padre amorevole come tanti altri. Così vicini e conoscenti avevano descritto Franco Sorgenti. Qualcuno racconta di aver sentito la notte dell'omicidio alcune urla. Poi, ha raccontato una donna all'Ansa che abitava nel palazzo di fronte, un improvviso silenzio. Allora abbiamo capito che era successo qualcosa, ma quando abbiamo chiamato i carabinieri erano già qui. Ho sentito dei rumori, come dei tacchi che camminavano, racconta sempre all'Ansa un ragazzo che abita 2 piani sotto l'appartamento di via Gramsci, scena del delitto. Lui sembrava una persona tanto per bene, mai avremmo immaginato che potesse fare una cosa del genere. Tra i vicini c'è molto stupore. Spesso vedevano moglie e marito giocare con le figlie nel quartiere sul terrazzo. La sera prima dell'omicidio, la donna, al ritorno dal lavoro, era in cortile con le bambine. La vita di questa coppia viene descritta come normale, contraddistinta dall'evidente differenza di età, ma comunque apparentemente serena. Un amore nato negli anni 90 a Miranda, frazione di Terni, e dove, anche la domenica precedente all'omicidio, erano stati visti insieme alle figlie per una sagra. Sorgenti viene condannato a 18 anni di reclusione dal GUP di Terni Massimo Zanetti al termine del processo con il rito abbreviato. Costituite parte civile insieme alle 2 figlie della coppia e ai congiunti della 36enne, le associazioni Liberamente Donna e Terni Donne e anche il Comune di Terni. La condanna tiene fino alla Cassazione, nessuno sconto di pena. Confermata la condanna a 18 anni di reclusione per omicidio volontario aggravato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai legali di Sorgenti, Maglio Morcella ed Enrico De Luca, confermando in toto la sentenza di Terni e anche quella della Corte d'Appello di Perugia. Secondo Roberto Spoldi, legale della famiglia di Laura, la decisione conferma che la pena irrogata, che derivava dalla riduzione per la scelta dell'abbreviato, era giusta. Professore, quanto può influire una differenza di età così enorme, 30 anni? Allora noi dobbiamo metterci in mente una cosa che credo possa essere una risposta anche alle domande di prima, a proposito dell'avvocato. Chi siamo noi? Ecco, io credo che questa è una prima domanda che dobbiamo farci, non perché, perché vi ricordo che uno dei nostri primi pedagogisti, diciamo di un'epoca molto lontana rispetto ad oggi, ma per quanto lontana molto vicina anche a quelle che sono le nostre consuetudini odierne, diceva, e questo pedagogista si chiamava Socrate, ed era una persona di un certo livello, ecco, diceva conosci te stesso, e questo è il primo insegnamento. Quindi noi siamo convinti, per esempio, che i nostri maestri, i nostri, quelli che ci danno l'educazione, debbano conoscere il bambino, perché debbono far crescere questo bambino nel modo adeguato. Invece no, devono conoscere se stessi. Nessuno di noi conosce se stesso. Il secondo insegnamento che ci dava Socrate era ricordati che tu non sai niente, che nessuno di noi sa niente e che
noi dobbiamo solo avere la consapevolezza di non sapere. Ecco, questa è l'intuizione più grande che noi abbiamo, cioè quella di sapere, di riconoscere che non sappiamo nulla. Allora, soltanto da qui possiamo partire per poter dare agli altri degli insegnamenti e per poter vivere quotidianamente nel modo adeguato. Se non facciamo così, noi siamo una compagnia di attori, i quali la mattina quando si svegliano decidono di mettersi una veste di scena e di recitare una storia, e ne recitiamo una, due, 50, compreso il nostro lavoro. Io faccio l'avvocato, mi sveglio e mi metto la toga, faccio il medico, mi sveglio e mi metto il camice. Ecco, io per esempio, nella mia esperienza da medico, quando mi metto il camice sono nel mio studio, sono nel mio ospedale, nel luogo di lavoro, ma quando escono gli amici non c'ho il camice, va bene? Eppure di 10 amici ce ne sono 2 o 3 che mi prendono da parte e mi dicono: senti un po', io oggi ho avuto un mal di testa terribile, che cosa posso fare? E allora che cosa rispondo io? Rispondo da medico? No, non mi vado a rimettere il camice a fare il medico, ma rispondo come può rispondere una persona qualunque, presa lì per lì, una persona che spesso non ha neanche l'infarinatura del medico, quindi non sa nemmeno se quel sintomo che viene riportato è un sintomo pericoloso o un sintomo pure semplice. Quindi noi dobbiamo tener conto di questo, che quando parliamo così fuori dalla situazione con molti amici, che essi siano avvocati, professori, non conta niente, perché sono attori che stanno recitando la loro parte. Mentre invece quello che è richiesto, quello che è fondamentale nel rapporto interpersonale è proprio il fatto di poter essere magari ignoranti come bestie, come diceva Socrate, ma avere la consapevolezza di esserlo, quindi essere se stessi. Se noi siamo noi stessi, noi sappiamo cosa fare e cosa indicare. Per esempio, una persona che si lamenta perché il marito è ossessivo, possessivo, geloso o dipendente, eccessivamente dipendente, e sa, una persona a cui raggiunge questa lamentela, sa che può aiutare l'altro solo dando all'altro la possibilità di esprimere con chiarezza questa sua notazione a tutti quanti gli altri. Cioè, se io reputo che mio marito mi sta facendo qualcosa che non dovrebbe farmi, soprattutto poi se questo qualche cosa è violento, come mi prende schiaffi o mi fa qualcosa di questo genere, io devo parlarne con tutti, il mio discorso deve essere aperto, non ci deve essere qualcuno che non lo sa, devo sapere, e devo farmi appoggiare, cioè devo richiedere che l'altro esca, magari si metta il suo vestito di scena, ma con questo vestito di scena mi segua, cioè mi faccia qualcosa per cui mi possa essere utile. E allora, per essere utile, o bisogna recitare questo proprio ruolo, oppure bisogna essere se stessi. Nella difficoltà di essere se stessi è meglio recitare il ruolo, ma saperlo recitare. Avvocato Cecere, il ruolo che poi recita l'avvocato, anche in questo caso è cercato di far passare per raptus, cioè si cerca sempre per incapacità di intendere di volere. Ecco, fino a che punto si può battere su questo ferro? Sicuramente. Possibile che chiunque commetta un delitto così orrendo poi debba essere incapace di intendere di volere? No, perché comunque il tutto deve essere sempre accertato da degli specialisti. Cioè, durante i processi è necessario comunque effettuare le verifiche tecniche affinché venga dimostrata questa incapacità. Nel caso di specie, il rito scelto dal sottoposto poi alla misura cautelare è stato il rito abbreviato, quindi sappiamo che è un rito deflattivo, un rito che appunto la parola stessa dice abbreviato, che si conclude in un modo veloce, in un modo più semplice,
che dà però la possibilità di usufruire di un abbattimento di pena molto importante. Quindi io sempre quello che dico agli assistiti o comunque alle persone vittime di violenza, che la realtà processuale è sempre completamente diversa dalla verità morale, dall'ingiustizia che si subisce, dal pathos. Non sarà mai compensativa la pena applicata a quel dolore della perdita o al dolore della violenza subita. Questo perché in Italia, oltre al codice penale e al codice di procedura penale, esiste la Costituzione. E l'articolo 27 della Costituzione ci dice che tutti i detenuti o comunque i condannati a qualunque tipo di pena devono essere rieducati. Quindi i processi sono improntati nella maggior parte delle volte a questo raggiungimento della rieducazione, che mi rendo conto è un principio che va a collidere col pathos subito dalle famiglie che hanno perso una persona cara o da una donna vittima di stalking o di violenza carnale. Però questo articolo esiste e chiaramente nei processi, nel tecnicismo poi giuridico degli avvocati e nelle difese che poi vengono preparate, si utilizzano anche questi principi costituzionali. Siamo d'accordo tutti sulla rieducazione del detenuto, ci mancherebbe anche altro. Avvocato Bruno, quanto è difficile per un avvocato difendere una persona che si è macchiata un reato così grave? Io su questo... Soprattutto se confessa. Ma su questo ritorno alla Costituzione, nel senso che è ovvio che siamo tutti uomini e persone, quindi ognuno di noi ha il suo vissuto e ha il suo coinvolgimento all'interno per un determinato caso, ma per un determinato cliente. A prescindere dalla Costituzione, sì, quanto sì, pesa sì. Per lei, per esempio, quanto peserebbe? Allora, io nell'ambito del mio ruolo, che è quello di avvocato, quindi un ruolo che costituzionalmente serve per la tutela della legge, quindi io non devo dare un giudizio morale sulla persona che si è macchiata di un crimine. Possa questo essere il peggiore dei crimini, non sarò io a giudicarlo moralmente, perché io devo semplicemente, è la cosa più complicata del mondo, però devo garantire per questa persona che abbia tutte le garanzie previste dallo Stato di diritto, perché è una questione di civiltà, non è una questione intima o di morale o di etica, è una questione di civiltà. Siamo in uno Stato che si definisce di diritto e il ruolo dell'avvocato non è quello, potrebbe anche esserlo per alcuni, da film americano in cui si batte per l'innocenza a tutti i costi. Se una persona è colpevole e l'ufficio di procura ha dimostrato la colpevolezza di questa persona, noi avvocati siamo lì per garantire che a questa persona venga applicata la legge in modo corretto. Poi, se io nel mio intimo sento che non riesco, se devo essere io personalmente a capire che non riesco ad affrontare serenamente questo caso perché quella vicenda mi turba o mi in qualche modo non mi rende lucido, non posso io svolgere il mio compito serenamente, devo essere io a fare un passo indietro. Quindi a me finora non è capitato, però non escludo che mi capiti in futuro, ecco. Abbiamo fatto questa domanda perché qualcuno ha detto che era un peso enorme poter poi andare in tribunale e difendere. Però non secondo me se uno sceglie di... E molti ce lo chiedono. Adesso prego. Ci fermiamo per due minuti, poi riprendiamo dopo la pubblicità. Siamo tornati all'ultima tornata del gioco di parole della trasmissione. Professor Bruno, adesso mi rivolgo a lei. Si parla sempre di incapacità di intendere e di volere, no? O di raptus. Ecco, quanto c'è di vero in tutte queste cose? Raptus non esiste. È una invenzione dei giornalisti.
È un'invenzione non dei giornalisti, della difesa della signora Livia Livia, che ha detto che si è trattato di un raptus. I giornalisti hanno riportato le parole anche del marito. Anche la difesa spesso parla con le parole dei giornalisti, fa male, perché ha un suo vocabolario. È il contrario, rosa. Comunque. Ma per raptus noi intendiamo un comportamento improvviso e non coordinato con tutto il resto. E questo ci può essere, ma non ci può essere sotto il profilo del comportamento. Ma non sono frequenti questi comportamenti, o meglio, sono frequenti tutti i giorni, ma non necessariamente finiscono con un omicidio, capito? Cioè il raptus è qua anche quando uno si mette in macchina e decide di andare a 150 all'ora in un posto dove magari non potrebbe essere possibile. Cioè non siamo sempre razionali e non facciamo le cose razionali, facciamo le cose che vengono dettate da altri impulsi. Per esempio stiamo molto bene, vogliamo farlo vedere a tutti, quindi vogliamo andare a correre con la macchina, ci mettiamo in macchina e corriamo, indipendentemente se ci sono le condizioni per poter correre o no, capito? Questo è un raptus. Di questi raptus ne abbiamo centinaia al giorno, ma non contano niente, perché il raptus non è altro che un comportamento che si coordina poco con tutti gli altri sentimenti o comportamenti che abbiamo. Non serve per spiegare o per capire, cioè non si ammazza la gente per un raptus, si ammazza la gente perché purtroppo l'uomo solo questo sa fare, e lo fa con particolare abilità. Non c'è mai un raptus, e questo è stato ampiamente dimostrato, perché tutti coloro che ammazzano magari non l'hanno mai fatto prima, ma lo hanno immaginato molte volte, quindi prima o poi lo fanno. Mi trovo pienamente d'accordo. Io, prima di passare alle altre domande agli avvocati qui presenti, manderei in onda il quarto filmato, perché veramente sono due storie agghiaccianti, due donne, due mogli uccise da due mariti mentre erano in attesa, una addirittura al nono mese. Ecco, questo è un fatto importante. Due donne incinta, due donne barbaramente uccise. Maria Anastasi era al nono mese di gravidanza, già madre di tre figli. Viene ammazzata il 4 luglio 2012 nelle campagne di Trapani, a colpi di pala. Il responsabile viene individuato in Salvatore Savalli, 39 anni, operaio in una segheria di marmo. È il marito di Maria Anastasi. La donna venne trovata semicarbonizzata nella contrada di Zafarana. Fin da subito si batte la pista della gelosia che si sarebbe accentuata durante la gravidanza della vittima. In quelle ore drammatiche a casa i figli non c'erano, si trovavano ospitati da parenti. Il cadavere viene rinvenuto a 20 km di distanza da Tangi, dove il marito aveva raccontato di avere perso le sue tracce. Una telefonata anonima aveva indicato la presenza del corpo ai carabinieri. In seguito la procura di Trapani emette un secondo provvedimento di fermo a carico di Giovanna Purpura, una 39enne, l'amante di Salvatore Savalli. Nel frattempo arrestato con l'accusa di aver ucciso e dato alle fiamme la moglie Maria Anastasi. Il reato contestato alla Purpura è concorso in omicidio premeditato con l'aggravante della crudeltà, la stessa imputazione di cui deve rispondere Savalli. I due amanti si sono accusati a vicenda. La Purpura in un primo momento aveva ammesso di essere stata presente all'omicidio, aveva sostenuto che a compierlo era stato Savalli. Lei sarebbe stata paralizzata dal terrore. Secondo l'uomo, era andata esattamente al contrario, uno dei tanti racconti forniti da Savalli, che aveva denunciato la scomparsa della moglie. Raccontando di essere usciti per un giro in macchina, poi lui si era fermato per urinare e al suo ritorno Maria Anastasi non era più nella vettura. A smentirlo erano stati i suoi figli, due ragazze di 17 e 15 anni e un maschio di 14, che avevano raccontato che Savalli aveva imposto in casa la presenza della sua amante. Il martedì pomeriggio si era allontanato con le due donne, portando anche con sé un bidone pieno di benzina. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo sia per Salvatore Savalli che per Giovanna Purpura.
Tra i tanti depistaggi messi in atto da Savalli, anche quello che era la donna ad avere un amante è stato inchiodato proprio dalle testimonianze dei figli e dei parenti della vittima che hanno ricostruito il clima in cui era maturato il delitto. La svolta rimane comunque la missione di Giovanna Purpura. Quello di Elisa Ardita, infermiera di 35 anni, sembrava invece un caso di mala sanità. Aveva ormai già dato il nome alla bambina che teneva in grembo, Giulia. Abitavano nel rione Santa Panagia, a Siracusa. Aveva cominciato ad avvertire dei dolori in camera da letto. Il compagno, Cristian Leonardi, aveva dato l'allarme. La situazione però si era ben presto aggravata. Vomito, respiro che mancava. L'ambulanza, una volta arrivata, aveva chiesto anche l'aiuto dei vigili del fuoco per portare giù la donna dal secondo piano fino all'ospedale Umberto I. Non c'era stato però niente da fare. Erano morte sia lei che la bambina. Il primo reato ipotizzato dai magistrati è quello di lesioni colpose per un medico e procurato aborto. Finiscono sotto indagine anche alcuni operatori del 118. La famiglia vuole giustizia. Arriva poi il colpo di scena. L'autopsia dice che la donna aveva delle lesioni al capo. Cristian, con il suo avvocato, viene convocato in caserma. Viene interrogato, poi trasferito nel carcere di Contrada Cavadonna. In un primo momento Cristian si assume le responsabilità, lo rivela il suo avvocato Aldo Scuderi. C'è stato un incidente sfociato in una colluttazione in quella casa e poi il mio assistito ha attuato dei comportamenti atti a mutare la scena del delitto. Adesso si è assunto tutte le responsabilità. Poi invece, quando si arriva a processo, cambia versione. Non ho fatto niente. Scrive una memoria di 10 pagine che i suoi nuovi avvocati consegnano alla corte d'assise quando sta per concludersi la prima udienza del processo. L'uomo dice di essersi addossato tutte le responsabilità perché si sentiva sotto pressione per avere uno sconto di pena e il conforto della sua famiglia. La sua difesa ha chiesto lo spostamento del processo a Siracusa. La Cassazione respinge questa richiesta. Il caso rimane aperto. Professore, è un caso agghiacciante. Una mamma incinta al nono mese uccisa a colpi di pala dal marito, dal padre e dalla creatura. Come si può arrivare a tanto? È una storia che conosco bene e purtroppo il mio commento già allora era che era una storia che mi lasciava veramente molto perplesso su che cosa è significato e che cosa significa la nostra maturità di paese moderno. L'Italia è un paese moderno, un paese che fa parte dell'Europa. Bene, in questo caso non era evidentemente così, perché eravamo di fronte a quello che è, diciamo, non potremmo neanche considerare malvagità dell'animo umano, ma normalmente, ecco, se c'è una mosca che mi dà fastidio, io la prendo, se riesco a prenderla, e l'ammazzo. È una mosca, che mi interessa del bene di una mosca? Perché questa mosca deve continuare a volare e ad esprimere la sua vita se mi dà fastidio? Bene, qui lì ci trovavamo esattamente in una situazione di questo tipo, dove quest'uomo considerava questa moglie ormai come una perdita di tempo, qualche cosa che doveva essere, che doveva cessare di vivere, perché altrimenti gli dava fastidio. Gli dava fastidio su quelli che erano i suoi progetti di rapporto con una nuova compagnia che aveva trovato, che era anche quello un abuso, perché era una donna che aveva subito moltissime difficoltà e viveva in una casa famiglia dove appunto quest'uomo se l'era andato a trovare. Allora passava da un elemento debole a un elemento ancora più debole, però più attivo, che non era incinta al nono mese. Ecco, quindi non c'era nessuna valutazione affettiva del figlio, del rapporto con il futuro, del rapporto con la persona intesa come essere umano. La persona era una mosca fastidiosa. E allora, ecco, che cosa si può dire? Si può dire che purtroppo il grado di civiltà, di evoluzione sociale che si ha in alcune zone della nostra Sicilia, del nostro Meridione, è un grado bassissimo, in cui veramente
La vita di tutti i giorni è una giungla in cui non esiste neanche la legge come idea, ecco, non dico le previsioni di legge, non esiste nulla, esiste semplicemente un diritto del più forte di fare quello che vuole. Avvocato Cesare, una storia insomma di degrado non si può definire neanche malvagità, come ha detto il professore, perché veramente forse si è superato ogni limite, ma cosa bisognerebbe fare per evitare che si possano ricreare simili situazioni? Prevenzione, ma in realtà per in prevenzione intendo informazione, perché credo che già nell'età proprio della scolarizzazione già i bambini, gli adolescenti devono essere comunque informati di quelle che sono le dinamiche dell'animo umano, le dinamiche psicologiche, quindi parte tutto dalla prevenzione, perché soltanto grazie alla conoscenza dell'animo umano, ma anche della legge e della psicologia in qualche modo, si può far fronte in queste situazioni gravi, comunque di emergenza poi chiaramente, a trovare lo strumento, il rimedio più adeguato, quantomeno per sostenere chi è vittima quotidianamente di queste aggressioni, di queste violenze, di queste vessazioni, perché sicuramente adesso la mamma, insomma, la donna uccisa con in grembo questo bimbo, ormai si può dire a tutti gli effetti bimbo perché ha 9 mesi, e sicuramente da tempo viveva una situazione di disagio, e lì la famiglia o comunque la società, ma anche le strutture forse alle quali lei poteva essersi rivolta, ora ipotizzo, non so, un consultorio o eventualmente anche un tecnico, un familiare, non è stato in grado di garantirle quel sostegno, quella informazione necessaria a mettere le distanze da quest'uomo che poi ha commesso questo gesto, possiamo dirlo, folle, insomma, questo gesto esagerato, perché se avesse in qualche modo cercato di allontanarlo comunque da casa, dalla famiglia, evidentemente la situazione non sarebbe poi sfociata in questa brutalità. Avvocato Bruno, 30 secondi. Il consiglio che possiamo dare sarebbe semplicissimo. Al primo schiaffo, lasciare il proprio questo compagno. Questo sicuramente. Ovviamente la violenza è di per sé già, a mio avviso, un buon motivo per interrompere una relazione, ma soprattutto, tornando all'ambito più giuridico, è denunciate, perché comunque solo quello, cioè, la tutela maggiore che si può avere, oltre al supporto psicologico e familiare, è quello della tutela giudiziaria, che benché con le problematiche che tutti conosciamo dell'ordinamento italiano, però poi arriva al suo obiettivo. Anche qui poi ci sarebbe da fare un gran discorso, perché finché non si arriva ai casi estremi poi non interviene mai nessuno. Ricordiamoci che quando c'è un atto aggressivo, sia che sia verbale o ancora di più un atto fisico aggressivo, ci vuole una parola d'ordine soltanto: tolleranza zero. Bravo, sono pienamente d'accordo. Bene, professore, siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio il professor Francesco Bruno, professore, grazie mille, ringrazio l'avvocato Tiziana Cecere, e ringrazio l'avvocato Alfredo Bruno. Grazie. Bene, anche oggi la puntata è terminata, non mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima, sempre in mia compagnia, naturalmente, sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.
anni di morte ammazzata.